L'artista vassese Giovanni Peluso sta realizzando per la Notte dei Musei qui al Palazzo d'Avalos un'opera. Di che cosa si tratta? Sì, salve. Allora, quest'opera tratta dell'amore incontaminato per l'arte nella sua specialità. Quindi viene rappresentato questo ragazzo che è quasi come se fosse una scultura che vede questa amata, la impersonifica, si immedesima in questa storia d'amore e cerca in tutti i modi di arrivarci. Quindi però cattura l'essenza dell'arte, dell'amore, partendo dalle origini. Quindi è una folle storia d'amore storica. Gianni, raccontavi prima ai ragazzi che la stai anche realizzando sull'onda delle emozioni che Sì, provi con i visitatori. diciamo che la mia arte si basa molto su questo scambio tra persone che conosco, incontro, dettagli che sembra che non facciano la differenza, però in realtà poi colpiscono dentro, anche se con un leggero spiffero, ecco, ti entrano dentro e quindi poi ti fai trasportare dalle persone che incontri, dalle storie che senti. È una bellissima valvola di sfogo. Manlio Conte, tu oggi qui a Palazzo d'Avalos per la Notte dei Musei stai esponendo quelle che chiami? Stati d'animo, sono stati d'animo, esatto, sì, attraverso la ritrattistica. E niente, ognuno di loro raccontano qualche cosa, la fotografia deve raccontare qualcosa, io ci provo a farlo attraverso comunque il ritratto. Sono tutti quanti, hanno un mood un pochettino malinconico e rispecchiano anche un po' tra virgolette, il mio essere. E niente, quindi ogni fotografia deve cercare di raccontare qualcosa. E che cosa provi quando esprimi questa tua È il mio modo di esprimermi. arte? Io sono una persona comunque abbastanza, tra virgolette, schiva, quindi vedo la fotografia come un mezzo, come un linguaggio. Quindi mi esprimo attraverso la fotografia, quindi come mezzo di linguaggio. E niente, quindi attraverso comunque i ritratti che realizzo insieme comunque all'aiuto di uno staff, makeup artist, hairstyling. In questo caso è comunque le modelle oppure qualche ragazza che conosco. Mi hanno raccontato un pochettino quello che è la loro storia, perché le fotografie, anche attraverso il ritratto, devono raccontare, come dicevo prima, anche una storia, un qualcosa. Una nota comune, diciamo, a tutte quante, sicuramente è un modo malinconico, cerco di non farle mai sorridere, a meno che non faccia parte, il sorriso non faccia parte della loro persona. Quindi cerco comunque di riprenderle sempre diciamo con un mood o malinconico o comunque di speranza in alcuni scatti, però mi ci rispecchio molto, fa parte molto insomma di me.